Parliamo del cinema indipendente con Roberto Silvestri. Abbiamo un centro sperimentale di cinematografia che dovrebbe produrre dei cineasti sperabilmente indipendentissimi, invece negli ultimi anni c'è sempre stata più la tendenza a organizzarli secondo un po' i dettami del mercato, e il mercato obbliga a fare l'ennesima versione della commedia italiana. E negli ultimi anni sono stati sfornati dei cineasti che dovrebbero essere indipendenti, completamente dipendenti dalla politica televisiva di Rai e di Mediaset. Quindi ho l'impressione che da quel punto di vista l'Italia è un passo indietro rispetto agli altri paesi europei, perché se il centro sperimentale, che è la massima scuola nazionale, produce questo tipo di cineasti, nonostante la grande possibilità offerta dai media, che potrebbero permettere di socializzare ricerche, di essere competitivi sul mercato internazionale a più cineasti possibili, ho l'impressione che stiamo costretti ad andarcene all'estero come cineasti indipendenti, oppure rischiare la marginalità estrema che adesso almeno è organizzata da Adriano Aprà, che negli ultimi anni sta creando attraverso Fuori Norma un meccanismo di mercato che in qualche modo aiuta dei cineasti davvero indipendenti. Quanto influisce la tecnologia nel cinema indipendente? Dal punto di vista dei macchinari, che sono sempre più accessibili, è assolutamente positivo. Le nuove tecnologie possono essere uno strumento importantissimo di comunicazione rapida di materiali estetici interessanti, ma il problema è appunto avere l'aiuto proprio lì dove necessita, cioè quando uno è molto giovane e non ha possibilità se non istituzionali di cominciare a lavorare, di essere addestrato in una maniera competitiva con le ricerche internazionali. Ho l'impressione che appunto anche Skepto, per esempio, il gap tra altri cineasti indipendenti europei e internazionali e quelli italiani un po' si sente, quindi per fortuna abbiamo degli italiani che sono in Estonia, in Polonia, in Francia. Ecco, lei vede un'evoluzione nel cinema indipendente e magari di cosa c'è più bisogno? No, dal punto di vista della creatività, dell'intelligenza, ci sono cose straordinarie. Il problema è farli vedere, no? Il problema è riuscire a trovare modo che un giovane cineasta che fa delle cose interessanti, intelligenti, eccetera, abbia aiuto immediato su progetti specifici, esattamente quei soldi, e non che debba per forza arrivare a un budget altissimo perché ci devono mangiare un po' tutti, no? Cioè, entrare nel sistema cinema italiano è una cosa, secondo me, abbastanza criminale. Il cineasta indipendente deve diventare un meccanismo interno a un immaginario nazionale, quindi la sua forza deve essere quella di far rifiorire tutto il sistema cinema italiano, e purtroppo non ci si sta riuscendo, anche perché i meccanismi legislativi che sono stati messi in atto, anche l'ultimo del ministro Franceschini, non aiuta il cinema indipendente, sembra che aiuti più quegli apparati cinematografici che stanno dimostrando da tanti anni, da troppi decenni, la subalternità del cinema italiano rispetto agli altri. E la cosa straordinaria e strabiliante è che comunque abbiamo un gruppo di cineasti molto riconosciuti all'estero, pochissimi valorizzati da noi, che stanno facendo delle opere straordinarie. Penso non solo a Alicia Rohrwacher, ma anche a Michelangelo Frammartino, a Gianfranco Rosi, a Domenico Di Stilo, a Fabrizio Ferraro. Abbiamo moltissimi cineasti interessanti, purtroppo non fanno sistema. Un consiglio per i nostri filmmaker? Ma insomma, di trovare laddove emergono delle situazioni di creatività anormali rispetto al flusso mediocre del nostro sistema, di lavorare con loro. Per esempio, se ci sono dei punti di riferimento all'interno della Rai Cinema o della Rai Documentari interessanti, o nelle film commission di alcune regioni, ecco, trovare un po' di risposte normali e non di risposte burocratiche, ecco lì lavorarci, perché poi le persone brave sono un po' dappertutto, però bisogna scoprirle.